personalizzazione e artigianalità. Molti produttori e molti brand le offrono, ma cosa sono in realtà? Quando si parla di personalizzazione e artigianalità, si drizzano le orecchie a tutti. Ed è una cosa che adesso trovi ricorrente sui siti, sulle pagine Instagram, insomma un po' su tutti i materiali pubblicitari, che siano brand piccoli, che siano brand grandi, che siano produttori di bolle, tutti mettono personalizzazione e artigianalità. Ma andiamo nello specifico, che cosa sono? Se sei per la prima volta su questo canale, sui miei canali, mi presento, sono Ornella Ugino, sono napoletana, compro e produco borse originali. Da anni mi occupo di divulgare informazioni sulla filiera Made in Italy e su tutto quello che gira attorno al mondo delle borse originali, non necessariamente dei brand importanti. Quindi andiamo a valutare un attimino, quando si parla di personalizzazione e artigianalità, cosa ci stanno vendendo. E di un po' di tempo fa, no? Quando fu tolto a una nota pubblicità di divani artigiani della qualità, perché si diceva che quel brand non facesse tutto a mano. Quindi partiamo dal concetto che artigianale, in una versione molto arcaica era, o comunque molto reale perché ci sono dei brand che la mantengono ancora, era quando tutto il processo produttivo viene fatto a mano. E con gli anni questa cosa è mutata un po', perché viene fatta col supporto delle macchine, quindi non cuciamo più tutto a mano, in alcuni casi non si tinge più tutto a mano perché ci sono cinture, tracolle, ci sono alcune aziende che hanno un'automazione tale per cui delle fasi le fanno completamente le macchine. Però comunque rimane che la mano dell'uomo è fondamentale e fa ancora la differenza, vuoi nella chiusura delle borse, vuoi nella rifinitura delle borse. Quindi c'è l'artigianalità, è una serie di processi che possono essere applicati anche ad un prodotto industriale. E molto spesso artigianalità si vede proprio attraverso i difetti, il che non significa che la borsa deve essere storta o che insomma deve essere se ne viene il manico. Artigianalità è magari un punto che non è proprio perfetto, uguale agli altri, insomma la ricerca di un materiale che ha un minimo di difetto, quindi quello rappresenta ancora dal mio punto di vista artigianalità e non difettosità, che è anche lì insomma una linea sottilissima e che magari approfondiamo in altri video. A fianco ad artigianalità si affianca un concetto che usano tanti, quindi sono un brand piccolo, faccio tutto io, sono un artigiano. Ora io dico sempre, è un giorno che crescerai, quindi che dovrai fare 100 pezzi di quelli che non li vorrei fare, perché praticamente tu da solo non riusciresti a fare una produzione di 100-200 pezzi, o ti servirebbe talmente tanto tempo, per cui, come dire, il gioco non vale la candela, o comunque magari il consumatore non aspetta, quindi magari avrei bisogno di un terzista o di strutturarti tu stesso. Quindi quello che suggerisco sempre anche ai brand è di non partire solo personal branding, faccio tutto io, ma è facciamo tutto in team, cioè cerchiamo di coinvolgere più persone possibile, perché il prodotto è artigianale anche se è lavorato da più operatori. C'è poi la parte della personalizzazione, che è una cosa che è stata sdoganata nel tempo, diciamoci un po' la verità, senza prenderci in giro, perché le personalizzazioni permettono di alzare il prezzo. Questa cosa però è stata un po' distorta, perché alzare il prezzo così solo perché io ti ci metto su il nome, una targhetta o ti faccio un timbrino, col tempo anche al consumatore ha cominciato a far sorcere il naso. Oltretutto che molto spesso le personalizzazioni che vengono fatte sono personalizzazioni marginali, perché nessun terzista ti andrebbe a strutturare un progetto ad hoc, a meno che la fabbrica non ce l'hai tu, perché ti puoi gestire i costi, le tempistiche e tutto il resto. Quindi le personalizzazioni, bene o male, sono sempre ricorrenti. È vero che costano di più? Nì, cioè nel senso che anche lì c'è un'industrializzazione. La personalizzazione vera e propria è proprio che io ti chiamo, ti dico voglio la borsa fatta in un certo modo, ma costerebbe insomma veramente tanti soldi, e sostanzialmente poi sarebbe quasi un atelier, non sarebbe neanche una produzione che poi viene adeguata ad una personalizzazione.
Queste due cose poi quando vengono mixate e diventano l'apoteosi del marketing, soltanto che col tempo questa cosa un po' ha stancato, no? Quindi secondo me una nuova frontiera sarà la, come dire, la valutazione dei prodotti attraverso uno standard di qualità che va. So chi è il produttore dei materiali, so chi è il produttore della borsa, quindi attraverso la chiarificazione della filiera, si sta arrivando con la blockchain e con tanti altri insomma, strumenti, ma col tempo arriveremo che tutto questo materiale ci porterà ad avere dei prodotti di cui noi conosciamo la provenienza, la lavorazione, quindi se sposa la nostra etica, se per risparmiare il prodotto è fatto in un determinato paese, però rispetta i canoni di smaltimento dei rifiuti, eccetera, eccetera. Quindi si arriverà a tutto questo discorso passando proprio da quelli che, come dire, originariamente erano due concetti bellissimi, ma forse un po' troppo abusati: artigianalità e personalizzazione. Dimmi tu cosa ne pensi, io ti aspetto nei prossimi video, commenta qua sotto, metti un mi piace o comunque supporta il mio progetto di divulgazione di informazione a 360 gradi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.